Buongiorno amici e amiche, buon giovedì 13 ottobre 2022. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca capitolo 11 versetti 47-54. Il Signore disse: «Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri, essi li uccisero e voi costruite». Per questo la sapienza di Dio ha detto: «Manderò loro profeti, apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché a questa generazione si è chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo». C'è un problema dell'uomo di oggi: non sa più riconoscere un vero profeta, cioè un uomo di Dio che guarda molto in avanti per il bene di un intero popolo. Le motivazioni sono tante, si è diffuso in modo arrogante il diritto di parlare, oggi tutti vogliono parlare e si innalzano a sapienti e dotti, ma nessuno sa profetizzare, perché il vero scopo non è aiutare gli altri, ma salvare se stessi. Un vero profeta non sa solo parlare e convincere gli altri, ma sa ascoltare il cuore dei fratelli e li guida verso un bene comune. È per caso questa la libertà che il Signore aveva promesso agli uomini? Ricordo che il popolo di Israele a un certo punto si stanca di seguire Mosè nel deserto, ma nonostante gli costasse fatica e difficoltà, si sono fidati del loro profeta e hanno raggiunto la terra promessa. Certo, non a stretto giro, ma la promessa si è realizzata grazie allo spirito di sacrificio e alla costanza nel seguire l'uomo indicato da Dio. Oggi chiedi al Signore per te e per gli altri la luce per saper riconoscere i veri profeti e il coraggio di seguirli, nonostante le difficoltà. Buona giornata a tutti